Il convento nasce nel 1472 in un momento estremamente florido, fecondo della cultura savonese, nel momento migliore, nella seconda metà del 400, dove c'era una cultura conventuale presso il convento di Sant'Agostino, presso il convento di San Francesco, molto importante. Subito il convento acquista questa importanza culturale, tant'è vero che le maggiori famiglie di Savona volevano acquisire e prendere le cappelle nel convento in modo tale da poter creare le loro tombe lì dentro. Chiabrera è stato sepolto lì, Chiabrera ha studiato presso il convento. La prima pietra del convento è stata messa da una personalità molto influente del tempo, che era Angelo da Chivasso, il quale era un autore di un best-seller molto diffuso, che era la Summa Angelica. La presenza in Savona di questa personalità così importante degli osservanti la dice lunga su quelle che erano le intenzioni dell'ordine nel costruire questo convento. Questa biblioteca era importantissima proprio dal momento in cui viene costituita. Dioniso da Genova nel 1647, nella sua cronaca, dice che era una istruttissima biblioteca, e c'è un fatto molto importante che avviene nel 1563. Vescovo di Savona era proprio un appartenente all'ordine degli osservanti, che a un certo punto ha una bella pensata, prende 60 manoscritti, pensate, 60 manoscritti in greco. Quindi una biblioteca che nella metà del Cinquecento poteva avere 60 manoscritti greci da mandare a Filippo II, re di Spagna, in regalo, era una delle biblioteche più importanti di tutta l'Italia settentrionale. La biblioteca ecclesiastica, che era stata fondata nel 700 da tale Simone Rocca e era stata messa appunto nel capitolo, a un certo punto aveva assorbito questa biblioteca del convento di San Giacomo. E allora poi la biblioteca ecclesiastica venne trasportata in seminario, e ecco perché i libri di San Giacomo sono in seminario. Il fondo è stato restaurato, è stato ripulito e restaurato, e adesso ha trovato una collocazione diversa. C'è un armadio comprato apposta con tutte le caratteristiche particolari per poter contenere questi libri, e quindi i libri sono stati isolati dal resto della biblioteca e messi lì proprio perché restaurati, ripuliti e via dicendo. E questo grazie all'impegno che ha sostenuto la Fondazione De Mari. Ci sono tante cose che contribuiscono alla valutazione del libro. Ecco, le note di possesso mi hanno indicato che 5 di questi libri sono del Chiabrera, 2 sono confessionali del Savonarola, 1 anche delle note a margine che sono state in parte tagliate in rilegature posteriori, 3 sono libri classici, e sono libri classici editi a Ginevra nel 1606 dalla Rouyer, e specialmente l'Olimpia è molto raro. L'altro ritrovamento molto molto importante è quello della trilogia di libri di geografia, quindi la biblioteca è di tipo religioso chiaramente, però aveva anche libri di diverso tipo. Quindi questo libro del Ramusio, di Giovanni Battista Ramusio, edito nel 1606 da Giunti di Venezia, è una trilogia di libri, il primo trattato di geografia dell'era moderna. Questi volumi, studiati dal punto di vista dell'edizione, dei contenuti e soprattutto, come dicevo, anche delle note di possesso, perché bisogna entrare nell'ottica che il libro antico era un libro di valore che veniva proprio considerato come anche un luogo dove scrivere, quindi le note di possesso, le annotazioni che ci sono su questi libri sono molto interessanti, e quindi insomma ci possono rivelare ancora cose future.